Reggimenti Marina per il sostegno ad Ambrosoli da tempo, 2 giorni al voto, che risultato si aspetta per la Lombardia? La Lombardia è il cuore di questo paese dal punto di vista economico, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dell'innovazione, per cui non c'è soltanto un valore politico, che pure è importante perché la Lombardia è decisiva per il Senato ed è comunque la regione più rilevante a livello nazionale, una delle regioni più importanti d'Europa, più correttamente, ma è un grande valore anche per tutto il resto del paese, quindi a prescindere dal risultato del Senato, che pure è decisivo per la battaglia politica nazionale, c'è poi una battaglia nella battaglia che è quella delle elezioni regionali. Io credo che i lombardi abbiano una grande responsabilità. 4 mesi fa, il governo di Formigoni con il PDL e la Lega è saltato. Ed è saltato perché hanno litigato. Poi si sono rimessi insieme impauriti dalla possibilità di perdere la poltrona. Oggi credo che di fronte all'atteggiamento del centrodestra la risposta di Umberto Ambrosoli della sua proposta politica sia una grande soluzione per uscire da questa situazione di difficoltà. Quindi c'è una larga parte del mondo che crede e che vota 5 Stelle che ha alcuni temi interessanti e significativi. Penso al tema della rivoluzione digitale, non soltanto i tagli alla politica, i tagli ai costi della politica, la rivoluzione digitale, l'innovazione ambientale, la semplificazione amministrativa, la banda larga. Ecco, su tutte queste questioni io non so se D'Alema o altri hanno sottovalutato il Movimento 5 Stelle. Io so che molti di noi le considerano delle priorità, da prima che le facesse Grillo. Io le dico così, io a Firenze ho dimezzato gli assessori, ho abolito le auto blu, ho abbassato la pressione fiscale, ho fatto un'operazione sulla banda larga che è particolarmente innovativa. Abbiamo un progetto di smart city tra le principali in Europa. Allora, su questi temi, secondo noi, si può lavorare. Spero che il governo Bersani lavori su questi temi. È chiaro che dipende molto anche da un voto a Grillo, un voto che mette un po' a posto la coscienza, perché uno dice non ne posso più, voto Grillo e metto a posto la coscienza. Noi votiamo Bersani perché dobbiamo mettere a posto il paese, che è una cosa più complessa. Fiducioso per il risultato? Sono ovviamente fiducioso e non solo per questioni scaramantiche. Il tempo nefasto era previsto intorno alle primarie e abbiamo visto come sono finite le primarie, ma al di là di questo è la volontà di novità, è la volontà di cambiamento, soprattutto dal punto di vista etico, che constato in giro per tutta la regione, e questa volontà si tradurrà in un voto capace di portare una nuova Lombardia. Senta, se lei diventerà governatore della Lombardia, ci saranno questi tagli ai costi della politica, al numero dei consiglieri, ai rimborsi, eccetera, eccetera? Noi abbiamo già assunto formalmente un impegno a modificare radicalmente la disciplina dei rimborsi e a non accettare rimborsi fino a che la nuova disciplina non sarà adottata. Sarà una disciplina che vorrà la centralizzazione dei servizi e non il rimborso per l'acquisto degli stessi. Per quello che riguarda invece gli altri interventi in questa direzione, noi già da qualche settimana abbiamo rappresentato il nostro progetto, che è un dimezzamento dello stipendio dei consiglieri, degli assessori e del presidente, rispettivamente 3.500 euro, 4.500 euro e 5.000 euro. Conta in queste ultime ore di raccogliere anche qualche voto uscente dal movimento magari di Oscar Giannino? Io già da diverse settimane mi sto rivolgendo a tutti gli elettori per dire che se vogliono portare la trasparenza, se vogliono portare la riduzione dei costi della politica, se vogliono portare la partecipazione, se vogliono portare il distacco della politica dalla sanità, devono fare in modo che questa loro volontà arrivi al governo della regione. Quindi non devono disperdere il loro voto su opzioni che non hanno la possibilità di portare tutto ciò al governo della regione, devono concentrarlo su Umberto Ambrosoli. Ambrosoli, ieri Maroni, parlando della sanità, diceva per le nomine mi farò affiancare un'autorità esterna, però la responsabilità politica finale deve rimanere perché la politica deve decidere. C'è qualcosa da salvare in questa posizione, secondo lei? Allora, il concetto di per sé è un concetto ovvio, è la politica che decide, ma deve decidere in una rosa di soggetti selezionati solo per merito, che è quello che succede in tutti i contesti decisionali. C'è qualcuno che deve decidere, ci mancherebbe, non può essere delegato tutto. Quello che dobbiamo capire è però se questo è il loro pensiero, perché il loro assessore
sotto il quale è successo tutto quello che abbiamo visto nella sanità in questi anni, ha invece teorizzato con forza anni fa, applaudito dal sodale Roberto Formigoni, il fatto che le nomine devono essere fatte nel rispetto dell'esito delle urne, con una spartizione vera e propria, che è quella che hanno fatto. Allora, se questo di oggi è il pensiero di Maroni, perché non l'ha fatto prima? Come tutto il resto, perché non l'hanno fatto prima? È facile arrivare adesso e copiare le idee degli altri, ma perché prima le loro idee non sono state capaci di affermarsi in termini coerenti con quello che oggi dicono di voler fare? Senta Ambrosoli, quello che è successo a Giannino, pensa che potrà sfavorirla al voto? Io non so se devo essere favorito da quanto è accaduto all'interno di Fare Futuro. Io penso piuttosto che Giannino sia un'intelligenza che servirà al futuro della nostra regione, quale che sia il contesto nel quale la sua esperienza potrà essere portata. Quindi sta pensando eventualmente a un suo contributo alla Giunta? No, io non penso a contributi alla Giunta di nessuno in questo momento. Buon lavoro a tutti. Grazie.